19:58 arrivati all'impianto sportivo Carasi per l'ultimo atto di questa stagione. Oggi partiamo il campionato. Ragazzi e soprattutto ragazze, chi è il più bello tra i due? Scrivetecelo nei commenti, uno per Antimo, due per Fabio Di Mauro. Ciao ragazzi che vedono i video. E allora ragazzi, eccoci finalmente giunti all'interno dell'impianto sportivo Carasi per seguire assieme l'ultima giornata di questo campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto. L'ultimo appuntamento, oggi dipende tutto da voi, la partita per vincere il campionato o per perderlo. Come arrivate a questa sfida? Sì, arriviamo bene a questa sfida, siamo primi in campionato, quindi ottimo così, anche se abbiamo il pernume attaccato, quindi siamo obbligati a vincere. E comunque è bello arrivare all'ultima giornata e ancora avere qualcosa da giocarci e non è una partita inutile. Ovviamente oggi daremo il massimo anche perché la squadra contro è ostica, in più essendo il Petrarca potrebbe portare anche giocatori dalla categoria sopra. Dalla 2, speriamo bene, non è per niente facile, non è scontato vincere. Eh sì Fabio, quest'oggi c'è il Petrarca, una formazione apparentemente facile da affrontare, ma così non sarà perché si sa che sono una delle tre squadre che ha il Petrarca e quindi potrebbero attingere dalla Serie A2 o dalla C2, così fecero anche con il Pernumea e vinsero per 3-2, quindi dovete arrivare a questa sfida con particolare premura perché pare che oggi tra l'altro ci saranno due giocatori di Serie A2. Come ti sentirai ad affrontarli? Comunque una sfida più accesa. Purtroppo per noi sì, ci saranno giocatori di A2, però allo stesso tempo ci motiva il fatto di giocare contro giocatori comunque professionisti e ci danno motivazione in più per dare il massimo. In caso pareggiassimo, perdessimo, avremmo perso il campionato molto probabilmente. Dunque noi ora andiamo dentro con la prima rubrica di giornata, hashtag domanda, per chiedere tutto quello che vorrete a Fabio Di Mauro, che al prossimo video risponderà. Partiamo col primo quesito di giornata da parte di Andrea Michelacci 3726, che ti dice: torneresti al Balza il prossimo anno se ti richiamassero? Queste domande scomode, non lo so, per ora penso a Rovigo, che dobbiamo vincere il campionato e basta, queste domande me la fai tra due settimane. E ora seconda domanda da parte di Teo 5530, che ti dice: cosa ne pensi del Futsal Montello, squadra che affronterete nella Final Four? Ha vinto tutte le partite, nessun pareggio, nessuna sconfitta, è la squadra che detiene un record italiano. Ma sinceramente non conosco la squadra, non li ho mai visti giocare, quindi posso parlare solamente per sentito dire. Come hai detto te, so che hanno vinto tutte le partite, quindi sicuramente saranno fortissimi. Non posso dire altro perché appunto non li ho mai visti. Hai paura per la Final Four che giocherete in semifinale contro di loro? No, paura no, anzi sono più motivato appunto per questa loro nomea, speriamo di vincere anche quella. E adesso siamo pronti per andare dentro con la seconda rubrica di giornata, hashtag esultanza. Infatti decide Vedrete voi l'esultanza che farà Fabio Di Mauro, limone felice a parte che non lo vuoi secondare. Andiamo a vedere quelle che sono le proposte che ci sono arrivate quest'oggi. Prima proposta da parte di Nicolas Vilco 6574, che ti dice: Fabio sei un grande, ti stimo tantissimo, come esultanza il teletrasporto di Xavi Simons. Grazie per i complimenti, grazie anche per l'esultanza che è molto bella, mi piace molto, poi da fan di Dragon Ball per forza è candidata a vincere. La Biancuz invece ti dice: l'esultanza di Lamine Yamal. Anche questa è bella, già tra queste due farei fatica a scegliere, belle opzioni entrambe. Giampiero Errante 517 invece ti dice: l'esultanza di Bellingham, te l'hanno riproposta in seguito a Torreia dove non sei riuscito a fare il secondo gol, dove avevi promesso che l'avresti fatta in caso di doppietta, quindi oggi te la ripropongo io. Sì, questa molto gettonata, me la chiedono sempre, quindi penso che le riserverò un posto tra le ultime due. Ed ora andiamo a leggere l'ultima proposta di giornata da parte di Luca Scalzone 6803, che ti dice: Fabio, ora si fa sul serio, fai l'esultanza di Griezmann del loser. Anche questa bella, più particolare rispetto alle altre, più divertente siccome da vedere, faccio fatica a scegliere, lo dico sempre però è vero, è tosta. E allora adesso andiamo a fare un rewind generico delle proposte che ti sono arrivate al fine di identificare quale sarà la tua prossima esultanza. Opzione A, il teletrasporto di Xavi Simons. Opzione B, l'esultanza di Lamine Yamal. Opzione C, l'esultanza di Bellingham. Opzione D, loser di Griezmann. Sto pensando a quale escludere per prima. La prima esultanza che escludo, secondo me quella un po' inferiore rispetto alle altre, quella di Lamine Yamal, mi piace un po' di meno, quindi è la prima esclusa questa. Poi la seconda che escludo, quella di Griezmann, del loser. No, abbiamo visto anche che te l'hanno fatta contro quando hai giocato col Saldotech. Era il pretesto giusto per rifarla oggi. Se l'avessero fatta quelli del Petrarca li avrei rifatte indietro. E allora adesso le due rimanenti sono l'opzione A, l'esultanza di Xavi Simons, il teletrasporto. Opzione C, l'esultanza di Bellingham. Quale accendiamo? Ah, qua sono combattuto perché quella di Xavi Simons forse mi piace di più, però dall'altra parte quella di Bellingham è più richiesta e stavolta vado col cuore, scelgo quella di Xavi Simons, il teletrasporto. Altrimenti se ho ancora la maglia in borsa della volta scorsa di Limone Felice potrei fare quella come seconda esultanza, sperando sempre di segnare ovviamente. E allora ragazzi, come detto in precedenza anche con Fabio, eccoci all'interno dell'impianto sportivo Carasi per seguire l'ultima giornata di questo campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto. Quest'oggi è l'ultimo step, il passaggio principale per passare al paradiso, la C2. Sarebbe ovviamente l'obiettivo principale della squadra di Mister Gonzato e dopo la vittoria contro il Pernumia serve l'ultimo sforzo contro una formazione che sappiamo è sempre un po' un'incognita perché ha più squadre e quando porta giocatori dalle categorie maggiori diventa veramente imprevedibile come formazione da affrontare. Lo sa bene anche il Pernumia che ha perso infatti 3-2 contro il Petrarca e quindi oggi non bisogna ricadere negli errori che hanno fatto anche i neroverdi. Dunque i dati e le statistiche per questa partita sono veramente irrilevanti. Il Petrarca comunque terz'ultimo in classifica, 11° miglior attacco, 9ª miglior difesa, 100 le reti incassate, 44 quelle subite. Petrarca che non viene da un periodo ottimale
male di forma, infatti esce sconfitto dal campo del Saldotech per 4-3. Oggi vorrà riscattarsi anche a fronte di quelli che sono gli innesti che arriveranno quest'oggi, che daranno una grossa mano alla squadra terzultima in campionato. Un Rovigo invece primo in classifica con 53 punti, a più 1 sul Pernumia, 111 le reti realizzate, 41 quelle incassate, primo miglior attacco, seconda miglior difesa. Oggi i ragazzi di Mister Gonzato sanno bene quello che devono fare, portare a casa i 3 punti per vincere questo campionato e aggiudicarsi questo storico traguardo che non è mai esistito nella storia dell'Eurovigo, quindi si scriverebbe un pezzo di storia di questa società, e speriamo ovviamente di poterci aggiudicare questa categoria e il passaggio in Serie C2. Situazione capocannonieri per i padroni di casa, troviamo Thomas Bernabei, 8 i sigilli messi a segno per lui. Dalla parte opposta per gli ospiti c'è Raffaele Garofalo, che ha scavalcato Fabio Di Mauro nell'ultimo incontro mettendo a segno 2 reti, 22 i centri messi a segno per lui in campionato, gli stessi di Fabio Di Mauro, ma un gol in più in coppa che lo porta a 29 contro i 28 di Fabio, che per l'appunto ha una rete in meno. Noi adesso non abbiamo null'altro da aggiungere, ci andiamo a sistemare con tutta la nostra attrezzatura per augurarvi un bello spettacolo e vedere quale sarà l'epilogo di questa sfida. Ci sono partite che possono scrivere la storia di una società. Ci sono partite che possono dare un senso ad una stagione piena di allenamenti e fatiche. Signori e signori, benvenuti al Carasi di Padova per il match che potrebbe consacrare il passaggio dell'Orovigo in Serie C2. La squadra di Mister Gonzato quest'oggi ha il proprio futuro tra le mani contro un Petrarca che non ha più molto da giocarsi, ma che quando vuole sa trasformarsi nel peggior incubo di tutti gli allenatori. Chiedesi a Scarciolla per Infa quel 18 novembre che sta costando un campionato al Pernumia. Adesso andiamo a leggere le formazioni per il Petrarca. C'è Collatuzzo in porta, difeso da But, laterale destro Luca, c'è a sinistra Basile come pivot, Cacchero. Per il Lodovico invece c'è Pasello in porta, difeso da Morello, laterale destro Di Mauro, a sinistra Sherrud e come pivot Raffaele Garofalo. È tutto pronto, sono attimi di tensione, la concentrazione sui protagonisti del rettangolo di gioco è visibile. Il Lodovico vuole questo campionato e si parte con lo scarico laterale di Cacchero, direzione Basile, ancora il 23, allarga il gioco a destra, direzione But, attaccato da Garofalo che gli sradica il pallone dai piedi. Attenzione al 10 che calcia Collatuzzo in fallo laterale che batterà FDM. Tocca corto il 9 per il 14, il Pocio va al centro e la palla passa e finisce in fondo al sacco dopo 2 minuti di gioco e già vantaggio per gli ospiti grazie all'autorete di Angelo Basile, il secondo in 2 partite per il Petrarca contro il Lodovico, il primo avvenuto da Della Grazia, quest'oggi il secondo a sbloccare un match che poteva essere difficile. Rivediamo sì col tacco del piede destro, il 23 sfortunatamente devia verso la propria porta, nulla poteva il numero 1 del Petrarca. Intanto Pasello va lungo per Garofalo che fa la sponda direzione FDM, in mezzo al traffico circondato, riparte da Scher, da questi al Pocio Morello che suole in faccia a Cacchero e torna da Sherrud. Dunque FDM sfida il 25, non lo salta, bravo Luca Cella a deporre in fallo laterale. Sherrud dentro per il Pocio, da questi FDM che cerca di disegnare una trama di gioco interessante, ce la fa per Garofalo, allontana però la retroguardia del Petrarca. Sherrud innesca nuovamente FDM, il suo sinistro disinnescato dalla copertura di Basile. Ancora Luca Cella, torna indietro da Cacchero, il suo destro, la conclusione termina alta. Buono squillo qui però del Petrarca. Morello cerca in verticale Garofalo che si allaccia con Bernabei, calcia lo stesso il 10 che aveva forse anche il rimorchio, ha preferito mettersi in proprio, la palla però termina lato. Morello dentro per Sherrud che torna dal 14, che allarga il gioco a destra per FDM che cerca e trova ancora Scher 7 e Sherrud, si sovrappone il 9, lo vede il 7 Fabio Di Mauro, c'è anche il tocco di Raffaele Garofalo, c'è da verificare di chi sia il gol, Raffa dice di Fabio, e allora sono 29 in stagione, 23 in campionato per il bomber con la 9 sulle spalle, classe 2002, che mette già un'ipoteca sulla partita. Ora l'esultanza di Xavi Simons, quella che ci avete chiesto voi, ma andiamo a rivedere meglio dal nostro replay di chi è effettivamente il gol. Bravissimo Fabio a passare la palla a Scher e a sovrapporsi, poi il suo sinistro che passa sotto l'ascella di Collatuzzo, anche fortunato il 9, il tap-in di Garofalo, direzione secondo palo, la sua zona viene oltre la linea bianca, dunque la rete è giustamente assegnata a FDM. Ma seguiamo Luca c'è il col suo destro su calcio di punizione, disinnesca Pasello, FDM parte ma ne ha 3 addosso e allora deve ripartire, e da chi farlo se non dal Pocio Morello. Nuovamente il 25 che si districa benissimo in mezzo al traffico, ma Garofalo se la riprende, il Pocio va da Fabio che vuole nuovamente il 10, chiusura eccelsa difensivamente parlando da parte di Bernabei,
Fabio Di Mauro rimette il pallone in gioco e va dal Pocio, che con la sola va in avanti, poi calcia. Con la Tuzzo respinge, allontana Lukaciel. FDM si riappropria del possesso per i suoi e rimposta con l'aiuto di Sherwood, che si porta a casa un fallo laterale. Intanto rivediamo bene quello che è successo prima in occasione del gol di Fabio. Il suo sinistro, e grazie alla nostra goal line technology homemade, possiamo constatare sì che il tocco è avvenuto all'interno della porta. Ci sembrava così anche con il semplice replay. Questo sicuramente ci dà una mano in più. Fabio Di Mauro su calcio d'angolo, indietro per Cerca e calcia con la Tuzzo in calcio d'angolo. E ancora il 9 che gioca corto per il 7 che torna da FDM, la mette al centro. In due tempi il portiere dei padroni di casa arpiona la sfera. Primo possesso per Celotto, il neoentrato capitano del Petrarca, che va da Bernabei, che vuole e trova il centro, poi calcia. Respinge il Pocio Morello, FDM suola così sul 6 avversario e innesca in avanti Raffaele Garofalo in contropiede. Ma ancora una volta c'è la copertura del capocannoniere dei locali. In seguito proprio Celotto non riesce a impedire che questo pallone non esca dal campo. FDM per il Pocio che calcia! Deviazione proprio del 21, che per poco non trova il secondo autogol della giornata, che sarebbe equivalso a dire 3-0. Intanto seguiamo Cher, servito da Fabio, va da Garofalo, il suo sinistro para il portiere, ma la palla è ancora buona. E poi attenzione, c'è il fischio del direttore di gara che annulla la rete di Raffaele Garofalo, che dice: io non l'ho toccato. Andiamo a rivedere meglio anche dal nostro replay quello che è realmente accaduto. Bellissima comunque la traiettoria disegnata da CR7 Sherwood. Calcio il 10, deviazione da parte del 23 che frana addosso all'1. E poi il tap-in di Raffa, non convalidato dal direttore di gara. Un gol che sinceramente poteva starci, perché non pare esserci nessun intervento falloso né ai danni di Basile né di Collatuzzo. Ma intanto Cacchero che gioca per Butt, che torna dal 30, che calcia. Chinaglia si impone così sul 30, poi Cacchero ancora per Butt, forse tocca anche Pasello. Si salva così il Lodovico. Intanto c'è il cambio, fuori Fabio Di Mauro, al suo posto dentro Danny Fabio con la 11. Rimessa in gioco per i locali con Celotto che va da Lukaciel, che sfida in 1v1 Chinaglia. Il 25 poi sfoga a destra per Bernabei, che la prova, vola Pasello che spedisce la sfera in calcio d'angolo. Una parata monster del numero 1 del Rovigo. Rivediamo quanto accaduto: il destro che sarebbe finito sotto l'incrocio da parte del capocannoniere del Petrarca, sventato così dalla manona destra di Mirko Pasello, che evita la rete del potenziale 2-1. Ma torniamo in campo, perché c'è ancora il 25 che con un'eleganza assoluta se ne esce. Ancora Lukaciel, che poi però forza la verticale, capisce tutto a Ayrton Mariotto. Attenzione vis-à-vis con Collatuzzo, Mariotto spedisce la palla lato. Avrebbe voluto anche il fallo, fallo comunque non ravvisato dal direttore di gara. Ma torniamo in campo, perché c'è Celotto che si accentra, fa fuori Mariotto, poi calcia il palo sempre più vicino al gol che avrebbe potuto dimezzare le distanze il Petrarca grazie al proprio capitano. Un gol che non arriva. Intanto Cacchero messo giù da Guaraldo in una zona sensibile di campo. Attenzione, perché arriva anche il primo cartellino giallo di questo match e danni di Eros Guaraldo. Intanto proprio il 30 si incarica della battuta di questo calcio di punizione, mentre Pasello dispone la barriera, conta i passi Cacchero che è pronto a partire. Va il 30, tocca proprio Eros Guaraldo con la spalla sinistra, sarà calcio d'angolo per il Petrarca. Mariotto all'indietro per Guaraldo, che va a sinistra da Fabio con 2B, verticale dell'11 per il 15, poi la palla torna in qualche modo a Danny, messo giù da Davide Butt. Il direttore di gara non ha dubbi e indica il calcio di punizione. L'incaricato alla battuta è Gianluca Vertullo. Con la Tuzzo dispone la barriera, è pronto ad andare il 15, che tira una sassata e ne fa 3 il Lodovico nel giro di 30 minuti, forse chiude già la partita. Ma la nostra grafica segna l'autogol di Davide Butt, quindi cerchiamo meglio di capire quello che è successo, mentre sono bellissime queste immagini, tutta la squadra unita, tutta la panchina ad abbracciare l'uomo che spesso è stato messo in secondo piano, ma quando chiamato in causa ha fatto sempre tanto bene. Gianluca Vertullo, rivediamo il suo destro che sbatte sulla traversa e conseguentemente addosso al del Petrarca, sfortunatissimo. E secondo autogol della partita per i padroni di casa, il terzo complessivo contro il Lodovico. Intanto seguiamo il 21 che calcia. Bernabei, l'uomo più pericoloso, sventa la minaccia a Pasello, rinvia Mariotto e non c'è più tempo. Finisce così il primo tempo, 3-0 in favore del Lodovico, che forse chiude già la pratica, ma c'è tutta una ripresa da giocare e sono solamente 30 i minuti che separano i ragazzi di Mister Gonzato dalla C2. Guai cali di concentrazione e andiamo a scoprire come andrà a finire.
E allora eccoci al termine dei primi 30 minuti di gioco. Il punteggio dice 3-0 in favore degli ospiti. Un Rovigo che sta ammazzando la partita, è passato in vantaggio grazie a un'autorete. Probabilmente l'ultimo tocco è di un difensore avversario, seppur c'è lo zampino di Ezechiel Morello in combutta con Raffaele Garofalo. Dopodiché Fabio Di Mauro, altro gol dubbio, l'ha fatto lui, l'ha fatto il 10. Insomma, poco importa, il Rovigo si è portato sul 2-0 per poi chiuderla nel finale con Gianluca Vertullo. Il giocatore da cui non ti aspetti il gol è entrato benissimo tra l'altro in campo e ha tirato una mina che ha baciato la traversa e si è insaccata. E il punteggio momentaneo è 3-0. Stesso epilogo anche sul campo del Pernumia, che sta vincendo per 3-0 contro la Media Tech Luparense, motivo per il quale questo risultato vale come oro, perché si manterrebbe quel punto di vantaggio e momentaneamente il Rovigo è campione in serie D di futsal. Però c'è tutta una ripresa da giocare e c'è un Petrarca che comunque non rinuncia al fare gioco, si è proiettata più volte lì davanti a Pasello e ha spaventato. E allora serve la ripresa per archiviare il risultato, chiudere il match e vincere questo campionato di serie D di futsal. Hai qualcosa da dire, Fabio? Bentornati a tutti al Carasi per seguire assieme gli ultimi 30 minuti di gioco di Petrarca Rovigo e gli ultimi 30 di questo campionato. La formazione di Mister Gonzato ha già piegato la partita, sono già a metà dell'opera Fabio e compagni, che momentaneamente sono in Serie C2, ma c'è tutta una ripresa da giocare, guai ai cali di concentrazione. E allora si può partire con gli ultimi 30 di questo campionato. Cacchero controlla il 30 che gioca per Basile, che dribbla Fabio, fa fuori anche il pocio e poi calcia, ma trova la risposta di Mirko Pasello sempre presente. Lucacel su fallo laterale dentro per Cacchero, che prova a girarsi sul pocio che lo tiene lì, poi gioca al centro, allontana FDM, Basile, arriva prima Sherrud che rilancia Garofalo dalla parte opposta, attenzione ai 2v2, il 10 si accentra, poi gioca per il pocio che va da FDM, il controllo del 9 che torna dal 14, la deviazione, se non ho visto male, proprio del 23, sarà calcio d'angolo con Fabio che ci prova sull'assistenza di Sherrud, la palla però si perde alta. Ancora Sherrud dentro per il pocio, FDM torna da Eze, verticale Garofalo che lavora il pallone per Fabio, la respinta di Butt e poi Sorgato depone in fallo laterale per il Rovigo. Va a sinistra Eze, direzione Sherrud che cerca il dribbling sul 25 che non ci sta, se la riprende Lucacel che parte in avanti, chiuso però da Fabio Di Mauro, prezioso anche in fase difensiva. Sherrud dentro per il pocio che cerca FDM, non riesce a controllare la palla, poi buona per Cerca e calcia con l'attuzzo di Zinnesca, ci prova il pocio da lontanissimo ma la palla si perde ampiamente a lato. Sher dentro per il pocio, verticale Garofalo che cerca di tenere la sfera, la lavora bene, poi allarga a destra per FDM che calcia col destro di pochissimo lato, si accende il piede debole di Fabio che però non inquadra lo specchio della porta. Intanto seguiamo Eze che imbuca sul secondo, direzione Garofalo, chiusura provvidenziale di Lucacel mentre il 10 del Rovigo si scusa con l'uno del Petrarca per essergli franato addosso. E ancora Raffa si va a riprendere la palla, Celotto che transizione in avanti, messo giù proprio dal 10 che chiede scuse, si prende anche il secondo cartellino giallo per gli ospiti, Raffaele Garofalo. Adesso attenzione perché sul punto di battuta si presentano Celotto e Lucacel, sembra intenzionato a calciare il 6 ed è così, parte Celotto, para Pasello, allontana Sherrud nella terra di nessuno, si riappropria della sfera con l'attuzzo, riceve Cacchero che va in profondità a pescare Basile che si gira bene su Sher, poi il tocco del 30 per Celotto che larga sempre a sinistra dove c'è Lucacel, giro palla ora del Petrarca sempre con Cacchero che va dal 23, forse un fallo di Garofalo non secondo l'arbitro, riparte Fabio in collaborazione con Raffa che non riesce a fare fuori il 25, Lucacel che è tornato là dietro, poi anche Cacchero disinnesca il pericolo e c'è il cambio, fuori Fabio Di Mauro quando corre il minuto numero 12, dentro Danny Fabio con la 11, Loato all'indietro per il pocio che commette un'ingenuità pazzesca e per poco Cacchero non spedisce la palla in porta e fa la rete del 3-1. Sempre Aligno all'indietro per il pocio che suona e poi calcia e sono 4 per il Rovigo che ora chiude probabilmente i giochi quando ne mancano 15 grazie al decimo centro in questa stagione del Pocio Morello, 7 in campionato, era tanto che non trovava il gol, il primo del ritorno, arriva all'ultima giornata, rivediamo però la perla, la bellezza, una conclusione a incrociare che non lascia scampo a Collatuzzo e lì veramente non può farci nulla se non guardare la palla che si perde nei meandri della porta, ma si riparte con Butt che calcia, respinge Danny Fabio che poi tiene viva la sfera e allarga a sinistra per Eze, a vuoto Butt, attenzione al 14 vis-à-vis con Collatuzzo, non lo supera, bravissimo qui l'uno del Petrarca che fa ripartire il 4 della sua squadra e poi Bernabei addosso a Vertullo, rimessa in gioco per il Petrarca, partita bellissima. Ancora il 25 del Petrarca, probabilmente il migliore
tra le file dei suoi quest'oggi. Scambia con Boot, poi ancora Luca c'è al dentro per il numero 4 che si fa trovare pronto sul secondo palo e mette a segno la rete del 4-1 grazie al suo quinto centro in questa stagione. Davide Boot che si è fatto trovare proprio lì dove urge un giocatore, nessuno l'ha attaccato e mette a segno un gol comunque importante per il morale. Bellissima la traiettoria disegnata però da quello che stavamo dicendo poco prima del gol. Lukaczel tra i migliori, se non appunto il migliore, un giocatore interessantissimo tra le file del Petrarca. Ma ora seguiamo Basile che va a sinistra da Bernabei, che vuole il centro, lo chiude Danny Fabio in maniera regolare e allora può transizionare in avanti Vertullo che fa fuori proprio il 21, nessuno lo ferma, ancora il 15 del Rovigo che calcia in porta e trova un Eurogol. Gianluca Vertullo, che se prima non l'aveva trovato per questione di sfortuna, questa volta lo fa ed è tutto suo. Quarto in stagione, terzo in campionato e il gol più bello della serata ce l'ha fornito il classe 2002 con la 15 sulle spalle. Rivediamo l'avanzata coast to coast, non è riuscito a contenerlo Basile. E poi bravissimo a trovare angolo da una posizione dove pareva che angolo non ce ne fosse. Dunque si riparte col punteggio di 5-1, un Vertullo on fire quest'oggi. Ma torniamo in campo perché c'è Sorgato che riceve da Celotto e va al centro da Boot, che per poco sul secondo palo non fa doppietta. Se la prendono i compagni con Danny Fabio che qui avrebbe potuto fare qualcosa in più. Intanto c'è il cambio per questi ultimi minuti. Dentro Francesco Di Mauro, fuori Mirko Pasello. Era da un po' che non lo si vedeva in campo. Intanto ci prova Mariotto, disinnesca con Latuzzo. Il sentore che la partita sia ormai finita. Ma seguiamo Chinaglia che va da Morello, vince un rimpallo il 14 che poi dialoga con Scher. Ancora Eze, Chinaglia, il Pocio sempre per il 17 che calcia. Murato si salva ora il Petrarca che può ripartire però in contropiede. Ma Ayrton Mariotto non ci sta, sradica il pallone dai piedi di Davide Butt e ora fa rifiatare i suoi. Angolo Petrarca con Lukaczel che va da Bernabei, la palla sibila vicino al palo e si perde sul fondo. Ancora possesso però del 21 che allarga il gioco a destra dove c'è sempre il 25 che va dentro da Boot, che non riesce a inquadrare lo specchio della porta. L'uomo più pericoloso però è sempre il giocatore con la 4, almeno in ambito realizzativo. Seguiamo Mariotto che va lunghissimo da Loato, aggancia la sfera, il 4 che poi cerca il tocco sotto. Il suo tentativo però si perde sul fondo, attenzione perché è ormai finita. Fischietto in bocca per il direttore di gara che non fischia una, non fischia due, ma fischia tre volte. È game over, il Rovigo è ufficialmente in Serie C2. Dopo 22 partite, dopo 11 anni dalla sua fondazione e soprattutto dopo Torreglia sembrava tutto perso. Ma le ultime gare sono state veramente perfette da parte di Fabio e compagni e quest'oggi raggiungono un pezzo di storia. Un pezzo che a Rovigo rimarrà negli albori. Vediamo l'esultanza di tutti i ragazzi. La loro gioia è incontenibile, così come quella dei dirigenti, perché si sa, non è mai facile vincere un campionato, ancor più se è la penultima giornata, sei sotto di 2 punti e poi vai sopra di 1. Post gara. Antimo, sei il numero 1, sei stato il migliore tutto l'anno, rimani con noi, rimani con noi. Il Pocio, ragazzi. E allora ragazzi, eccoci finalmente nel post partita di Petrarca Rovigo, punteggio finale 5-1 per gli ospiti e Serie C2. Oggi un Gianluca Vertullo in grande spolvere, ha avuto poco spazio quest'anno, però quando sei stato chiamato in causa l'hai fatto molto bene, altrettanto oggi. Infatti ti faccio i complimenti per aver resistito ed essere arrivato a questo match, averlo chiuso e aver trascinato anche tu nel tuo il Rovigo in Serie C2. Quali sono un po' le tue sensazioni? Oh, sono felicissimo. Sono contentissimo di aver dato una mano che servisse alla squadra per vincere questo campionato e sono onorato di aver giocato insieme a tutti loro, felicissimo, ho imparato tantissimo essendo uno sport nuovo per me e sono orgoglioso di loro, del mister, della società e grande Rovigo e sempre forza Rovigo. Quindi sarà Serie C2 una Gianluca Vertullo che rimarrà in questo gruppo, come ti sei trovato? Quest'anno mi sono trovato benissimo, mi sono integrato da subito con la squadra, mi sono trovato bene con i compagni, non ho mai dubitato e sono sempre stato convinto che Rovigo vincerà.
successo e questo campionato, e sono contento. E allora ragazzi, eccoci nel post partita anche col presidente dell'Orovigo, Michele Beccati, che non si è mai fatto intervistare, però mi aveva fatto un patto, ha detto: a fine stagione, se vinciamo il campionato, mi farò intervistare. E oggi è il grande giorno. Sì, è arrivato il grande giorno, bellissimo, fuori da normale. Sono 11 anni che facciamo attività e devo ancora capire cosa è successo, no? Però lo scopriremo tra un secondo, insomma, tra un minuto. Sono veramente orgoglioso, orgoglioso. Abbiamo fatto il rebranding l'anno scorso, e un gran lavoro, perché abbiamo puntato parecchio sulla vittoria del campionato dall'inizio, insomma, quindi abbiamo cercato di fare un qualcosa di bello, di forte, perché portare a casa un risultato, un obiettivo, è un sintomo di aver lavorato bene, cioè di aver lavorato e ottenuto dei risultati. Ed è possibile anche che la gente si avvicini di più al futsal, al calcio 5. E a proposito di vittoria, sì, l'obiettivo dell'Orovigo da inizio anno era quello di vincere il campionato, però la mia domanda è un'altra. Se lo aspettava, presidente, dopo le ultime 4 giornate, soprattutto dopo la sconfitta col Torreia, che il Orovigo sarebbe riuscito a vincere il titolo? Diciamo la verità, ero preoccupato perché si rischiavamo di buttare via una stagione fatta molto bene, con due secondi tempi sbagliati fondamentalmente, con anche un po' di sfortuna, col San Precario qui in questa struttura, non siamo entrati in campo. Poi col Torreia abbiamo fatto peggio, quindi in realtà la risposta è sì, temevo di... anche perché dietro avevamo Carnumia, molto forte, molto ben organizzata, continua, martellante, quindi abbiamo dovuto alzare continuamente l'asticella. È stato veramente bello anche vedere come nelle difficoltà si è rimasti concentrati, umili, testa bassa. Più di così non si poteva ottenere, insomma. Ecco, questo è un risultato bellissimo. Abbiamo fatto scaramanticamente già le magliette e volevo appunto ringraziare ufficialmente tutto il mio gruppo di amici del cuore, che sono Daniel, Simone, Gianluca, Mirko, quando ne parlo coronaria mi si aprono, io li amo, ecco. E tutti voi, cioè tutti, compreso, non dico tutti i nomi, però insomma al mister Mauro, a tutti gli altri, ai giocatori, allo staff, grazie di cuore, perché penso non sarà una serata più bella della mia vita, insomma, quindi ringrazio personalmente, ecco. E allora Fabio, eccoci in una serata splendida. Dopo aver sentito il presidente, aver sentito Vertullo, sentiamo anche te. Te lo saresti aspettato? Sinceramente sì, abbiamo iniziato il campionato per questo, appunto, con l'obiettivo di vincere. L'abbiamo portato a casa. Sono contento perché comunque si era messa più difficile di quanto sarebbe dovuto essere. Però alla fine merito di tutti, dal primo all'ultimo componente della squadra e della società. Ringrazio tutti, ringrazio tutto lo staff dell'Rovigo. Sicuramente sarebbe stato più bello festeggiare in casa a Rovigo, anche per tutti i fan che vengono sempre a sostenerci, a tutti i tifosi. E sarebbe stato bello esultare anche con loro. E allora Fabio, centrato l'obiettivo Serie C2, ora ce n'è un altro che si chiama Final Four, dove sarete impegnati sabato contro il Montello. Un'altra partita difficilissima, però la gioia di oggi vi aiuterà a fare qualcosa in più contro la squadra dei record. Sì, sicuramente ci dà entusiasmo la vittoria di oggi e vedremo di battere anche il Montello. Sicuramente non sarà facile, però queste partite ci motivano. Alla fine sono state poche durante l'anno, quelle veramente difficili, e sono queste le partite belle. E allora ragazzi, dopo questa bellissima vittoria e questo giro di interviste, noi vi ringraziamo per aver visto il video fino a questo punto. Come al solito, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un commento, condividete il video e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's real.